c'è una pianta che con il tempo sta creando una schiera di appassionati, di collezionisti di tutte le varietà possibili. Stiamo parlando della hoya, che è una pianta che ha più di 100 varietà. È una pianta succulenta, molto apprezzata sia perché è molto generosa come crescita, come fogliame, sia specialmente per la sua fioritura molto profumata con questi fiori che si chiamano fiori di cera, perché hanno questo colore molto lucido che sembra lucidato con la cera per l'appunto. Essendo questa una pianta d'appartamento, può essere tenuta fuori solamente nelle zone costiere, nel meridione, però sotto ai 10 gradi è una pianta che soffre molto. È una pianta che ha delle necessità molto precise. È una pianta epifita, quindi in natura tende a arrampicarsi sulle altre piante, quindi una posizione con la luce filtrata, in inverno una posizione più luminosa possibile. Dall'estate dovremmo mettere una posizione luminosa ma al riparo dai raggi diretti del sole. Bisogna cercare di coltivarla a un minimo di 10-12 gradi fino a un massimo di 25 gradi. Per quanto riguarda invece le concimazioni e l'irrigazione, è una pianta che nel periodo vegetativo va bagnata. Nonostante sia succulenta, il terriccio va bagnato. Va bagnato terra asciutto, ma dato con una certa regolarità, che vuol dire che in estate magari va bagnata anche una volta a settimana. E le concimazioni invece bisogna dargli un concime per piante fiorite o per piante grasse, specialmente da marzo fino a ottobre, almeno una volta ogni 10-15 giorni. Per quanto riguarda la concimazione, vi dicevo, il concime per piante grasse, un tappino ogni 2 litri d'acqua, oppure anche il concime per piante fiorite, stesso discorso, un tappino ogni 2 litri d'acqua. Per quanto riguarda invece il terreno, è una pianta molto esigente che necessita di un terreno ben drenato e acido. Noi per esempio le rinvasiamo miscelando il terriccio per piante grasse con il terriccio per piante acidofile, perché è una pianta che bene o male viene meglio nel terreno per acidofile. Sul fondo, se le coltiviamo in vaso, cerchiamo di metterci un po' di inerte, di argilla espansa, in modo che aiuti l'acqua a drenare via. Per quanto riguarda invece la potatura, bisogna stare molto attenti. È una pianta che cresce molto, specialmente certe varietà tipo la parassitica, Crimson Queen cresce tanto, fa tanti rami, la carnosa, sono piante che diventano molto invadenti, che addirittura l'ho vista che le fanno andare su per dei reticolati. Avremo la tentazione di potare deliberatamente la pianta e per darle una forma più compatta, più gradevole, però bisogna stare attenti perché molto spesso i peduncoli che andiamo a tagliare sono quelli che poi portano il fiore. Quindi se andiamo a tagliare indiscriminatamente tutto, noi andiamo a precluderci la fioritura per l'anno prossimo. Infatti la pianta l'anno prossimo farà i nuovi peduncoli che, se non andiamo a recidere ancora, ci porteranno il fiore l'anno dopo ancora. Perché dobbiamo scegliere una hoya? La parassitica, la Crimson Queen sono veramente prosperose. Vedete, hanno tutte delle forme diverse. C'è questa qua che è compatta e rimane così per degli anni. E poi c'è questa qua che è la Linearis. Questa è molto bella come ricadente. Tenete presente che sono lente, la radice si muove molto lentamente, quindi tendono a fare il fiore dopo 2-3 anni e bisogna stare attenti a non rinvasarlo in un vaso troppo grosso, perché se andiamo a darlo in un vaso troppo grosso la radice sarà costretta a lavorare molto per riprendere il vaso, andrà un po' a discapito delle foglie, delle nuove foglie e quindi anche della fioritura. Quindi è una pianta da collezionisti, perché ci sono tantissime varietà, c'è gente che è flippata completamente per le hoya, però bisogna avere qualche accorgimento. Tutte le varietà disponibili le trovate sul nostro sito sassigarden.com.